Dove volgi il tuo sguardo? Lo sai che quello che guardi ha una grande influenza su ciò che pensi e di conseguenza su ciò che farai? I discepoli, dopo aver vissuto in prima persona uno dei più grandi miracoli che fece Gesù, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, si ritrovano da soli ad affrontare una tempesta in mare. Gesù li raggiunge, ma visto che lo fa camminando sull'acqua, questo li spaventa ancora di più perché credono di trovarsi di fronte ad un fantasma. Gesù cerca di rassicurarli dicendo loro «Sono io!» Ma il più temerario tra loro, Pietro, vuole essere sicuro che sia proprio Gesù e ribatte dicendo «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque!» Pietro cammina sulle acque per raggiungere Gesù, ma vedendo il vento forte, ebbe paura e cominciando ad affondare gridò «Signore, salvami!» Matteo 14,30. Hai notato che Matteo scrive «vedendo il vento»? Il vento è qualcosa che non si può vedere. Possiamo solo vedere i suoi effetti. Ma questo ci indica su cosa era concentrato Pietro. Sulla tempesta. Mentre nel bisogno, lui si concentra e si rivolge a Gesù per ricevere aiuto. E ovviamente Gesù lo salva. Da questo racconto possiamo trarne un grande insegnamento. Dove volgiamo il nostro sguardo condiziona le nostre circostanze. Guardi un programma televisivo che sai sarebbe meglio non vedere e ti ritrovi a fare pensieri impuri, difficili da cacciare dalla tua mente. Guardi un film horror e sei invaso dalla paura. Guardi solo brutte notizie, la paura prenderà il sopravvento nella tua vita. Guardi quanto sono grandi i tuoi problemi, sarai sempre più disperato. Guardi al Signore e al suo amore per te, avrai sempre più fede e speranza. Dove guardi, su cosa ti concentri, è molto importante. Ti lascio oggi con Filippesi 4:8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Guarda al Signore, raccoglierai fede. Grazie di esistere. Emmanuel Gough.